Io lo dico sempre, prima di tutto la salute ed è l'indizio anche di questa sera. Vi presento il nostro ospite, Massimo Pietracaprina, benvenuto. Ciao, buonasera. Con te parliamo di MD Concierge. Che cos'è? Chi siete e che cosa fate? MD Concierge è una società che è nata per portare in Italia, siamo stati i primi a portare in Italia una practice americana, una practice anglosassone della concierge medicine, che di fatto è un servizio che è portato per le persone, per le famiglie, per colmare il vuoto che c'è tra le esigenze delle persone di salute e l'offerta eccellente dei nostri ospedali. Il territorio ormai è a poca offerta di servizi e quindi il servizio di concierge medicine serve proprio per colmare questa esigenza dando alle persone e alle famiglie un medico tutor, un internista che li possa seguire nel tempo, una serie di servizi di prenotazione, di organizzazione, di consiglio, di orientamento. Un accesso a servizi medici H24, comunque per qualunque esigenza, una cartella clinica elettronica accessibile ovunque, che funziona in tutte le regioni, in cloud, che possa contenere tutta la propria storia clinica, i dati, le immagini e che possano essere facilmente scambiate con gli altri professionisti. In maniera quindi molto smart, una vera e propria semplificazione per gli utenti. Cerchiamo. Come nasce questa idea? Nasce un po' per l'esigenza e il desiderio di alcune persone che ci tenevano in modo particolare alla propria salute a Milano e in parte per il nostro gruppo, che è un gruppo di persone che ha lavorato, giovani e meno giovani, che hanno lavorato per tantissimi anni negli ospedali, in alcuni dei migliori ospedali milanesi e avevano compreso o quantomeno avevano una sensibilità nei confronti di questo tipo di esigenze e hanno pensato alla fine di mettersi insieme a un gruppo di medici che la pensavano allo stesso modo per fornire questo tipo di servizio. Allora, a chi vi rivolgete? Cioè, questo servizio per chi è? Allora, noi ci rivolgiamo essenzialmente alle aziende che ormai stanno diventando un pilastro fondamentale della salute. L'offerta di welfare che fanno le aziende e i loro dipendenti è di straordinario valore, quindi è molto importante. Ovviamente è un servizio aperto, quantomeno nel suo livello più elevato, quello della concierge medicine, anche a singole famiglie e singoli privati. Ecco, proviamo a spiegare, no? E a far visualizzare anche mentalmente ai nostri amici a casa quello che è il servizio, come funziona. Un'azienda interessata vuole offrire questo benefit ai propri dipendenti. Che cosa succede? Come funziona? L'azienda normalmente ci contatta, noi contattiamo l'azienda, l'azienda ci contatta e il servizio più completo, quello di concierge medicine col medico tutor, eccetera, eccetera, ha ovviamente dei costi più elevati e viene offerto a un livello elevato, top management piuttosto che dirigenti dell'azienda e siamo noi che li prendiamo in carico individualmente, quindi con un'anamnesi molto completa, una visita col medico tutor completo, tutta una serie di esami di approfondimento e poi con un piano di prevenzione individualizzato, personalizzato e da quel momento vengono costantemente seguiti da noi in ogni esigenza. Poi c'è un altro modello di servizio più smart, più alla portata di tutti, che le aziende offrono all'interezza dei loro dipendenti e in questo caso noi facciamo avere alle aziende la nostra app che loro danno a tutti i dipendenti. I dipendenti si iscrivono alla nostra app e da quel momento possono ricevere il servizio H24. Ci possono chiamare in qualunque momento, i nostri medici rispondono per un orientamento, per un dubbio clinico, per consigliarli per qualunque esigenza, per comprendere quello che c'è. Siamo una sorta di, vorremmo essere una sorta di porta aperta sulla salute, cioè le persone ci chiamano e sanno di poter trovare con un unico numero in noi una porta aperta su qualunque esigenza, dal consiglio su che tipo di medicina prendere alla second opinion con un ospedale americano. Tutto questo con tre valori. Sì, noi crediamo in tre valori essenzialmente, ma quello che dicevo prima. Il primo valore è quello di avere come riferimento un medico generalista, un medico internista, un medico che sappia comprendere e guardare l'interezza del nostro corpo, non direttamente lo specialista, che è un passo in più per una persona che non sia medico. Il secondo valore è la prevenzione. Ormai la medicina ha fatto dei passi da gigante, la scienza ha fatto veramente dei passi importanti e si riesce a fare prevenzione primaria anche facilmente. Le persone possono, parlando col proprio medico,
comprendere qual è la loro storia familiare, la loro storia clinica, il loro stile di vita, quali sono le loro eventuali debolezze, anche con test genetici ormai alla portata di tutti, sono passati anche dal Servizio Sanitario Nazionale. E questo consente di fare un quadro delle persone per fare prevenzione primaria. Che cosa vuol dire? Vuol dire prevenire le malattie, non intercettarle quando stanno appena sorgendo, ma prevenirle prima che sorgano e quindi fare gli accertamenti, gli esami eventualmente necessari o modificare eventualmente il proprio stile di vita. E poi, insomma, tutta questa tecnologia, insomma, perché non utilizzarla? Molti pensano che la tecnologia vada un giorno o andrà a sostituire la figura del medico, ma non è questo. Noi non crediamo che vada a sostituire la figura del medico, i nostri medici soprattutto non sarebbero affatto d'accordo. Però la tecnologia può aiutare tantissimo il medico nel rendere molto più frequente il suo contatto col suo paziente, nel renderlo più tempestivo. Un conto è una telefonata che può avvenire nel giro di mezz'ora, un conto è una visita che magari servono 2 settimane perché venga effettuata. Il medico, quando parla col proprio paziente, può guardare la sua cartella clinica e trovare tutta la sua storia, mentre se lo deve visitare, deve aspettare quando lo visita e magari il paziente non gli ha portato tutta la documentazione necessaria. La tecnologia consente di poter avere il monitoraggio attraverso wearable, che ormai abbiamo tutti, dei propri parametri fondamentali. Poi consente di monitorare, per esempio, le cadute per gli anziani, consente di monitorare i parametri cardiaci e tante altre cose. Ecco, Sono solo quindi degli esempi, pochi esempi, quindi tecnologia, perché no, tutto sommato, no? assolutamente Io arricchisce. ringrazio Massimo Pietracaprina di essere stato qui con noi, grazie di averci raccontato la realtà di MD Concierge. Buona serata. Tanta innovazione, ma anche tanta voglia di mettere sempre al vertice una cosa, la salute. Chi ha un'azienda lo sa, servirebbero molte più ore di quelle che scandisce un orologio, perché bisognerebbe avere il tempo di cercare una figura che possa risolvere quella situazione, quel problema, un'altra figura per quel tipo di esigenza. Insomma, le esigenze all'interno delle aziende sono tantissime e riuscire a identificare una figura per ciascuna esigenza richiede tempo e fatica. Ma se esistesse un po' un architetto delle aziende, no? Una persona che possa guidarci passo passo in ogni situazione e quindi avere una visione anche di insieme e per noi essere un punto unico di riferimento. Non sarebbe più semplice la questione? Secondo me sì. E ne parliamo proprio questa sera con il nostro ospite Giuseppe Nicolosi. Benvenuto. Grazie, grazie per l'invito. Con te parliamo di Digital One. Chi siete e che cosa fate? Perché siete degli architetti delle aziende? Digital One nasce dall'idea di unire tutte le eccellenze, delle attività che servono alle aziende in questo periodo, soprattutto in questo periodo dopo il Covid, per accelerare quello che è il processo di digitalizzazione. Nasce Digital One come un'unica attività che è l'attività di contact center, attività di assistenza tecnica da remoto. Noi per anni abbiamo fatto questa tipologia di servizi per i grandi big. E poi con il passare degli anni ci siamo resi conto che il know-how e la nostra esperienza dovevamo metterla a disposizione delle aziende. E man mano, chiaramente, l'appetito viene mangiando. In questo caso, Poi in Sicilia si mangia già molto bene, ma voi avete scalato soprattutto, l'Italia, siete soprattutto arrivati partendo fino. dalla Sicilia, stiamo scalando l'Italia. Eh sì. E quindi entrando nelle aziende abbiamo visto che c'erano delle lacune, lato formazione, e abbiamo accreditato in quel caso Digital One come ente di formazione. Con i fondi del PNRR che ha a disposizione la Regione Sicilia, noi utilizziamo i fondi interprofessionali per utilizzarli per fare formazione prettamente alle aziende. Sempre poi, parlando con le aziende, avevano e abbiamo capito che avevano bisogno di attività di comunicazione, digital marketing, e quindi creiamo Digital Hub. Quindi nell'unione dei servizi si unisce anche quest'altra BU. Sì, perché voi praticamente passo passo, proprio nel confrontarvi con le aziende, avete mano a mano capito quelle che erano le tante esigenze e quindi questa Digital One si può suddividere in In quattro quattro, aree di competenza, diciamo. esattamente. Quindi c'è Digital One, Digital Academy, ente di Digital formazione, Academy, Digital ok. Hub e Digital One, diciamo che è la mamma di tutto. E per ultima abbiamo aggiunto che è arrivata Digital System, che
per quanto riguarda le installazioni dei device, l'installazione di tutto quello che serve all'azienda nei processi per la digitalizzazione. Ormai ci sono tutti i device vecchi, obsoleti, che ormai non sono più adeguati, e quindi chiaramente col passare degli anni, e soprattutto 4.0, ci sarà ora 5.0, bisogna cambiare e sostituire tutto quello che è all'interno di un'azienda nella comunicazione, trasferimento dati, salvataggio, cloud, una digital transformation a 360 gradi che Digital One dà per le aziende, piccole e medie imprese. Che soprattutto in Sicilia ci sono aziende che vogliono andare verso la trasformazione digitale, ma non sanno come fare e da dove iniziare. Anche perché non è un pulsante e via. Fatto tutto. E proprio questo complica un po' le cose, perché uno, non sai da dove partire, due, non sai a chi chiedere, tre, poi ti trovi a dover parlare con consulenti per aspetti diversi e ti perdi, quindi poi alla fine ti scoraggi. Invece avere una soluzione all in one è tanta roba. Scherzosamente abbiamo detto l'architetto delle aziende. Uno parla con l'architetto per togliere un po' tutti i pensieri e problemi che debba avere con tutti i professionisti. Avendo un'unica azienda che dialoga con i vari reparti, noi abbiamo le 4BU, 4 manager, e tutti dialogano tra di loro per questi processi che poi vengono disegnati e chiaramente implementati man mano che le aziende chiedono, perché poi le aziende partono da un punto poi ne arrivano a un altro. Quindi, è l'evoluzione delle cose anche. E purtroppo è così, per fortuna per noi, perché più aziende arrivano in questo arco di anni, che sicuramente da qua al 2030 ci sarà un exploit. E i fondi PNRR chiaramente aiutano. E tra l'altro, parlando proprio di aziende che si sono rivolte a voi, ce n'è una insomma piuttosto importante. Sì. Diciamo che abbiamo vinto nel 2023 una gara con Poste Italiane per un progetto ambizioso e lungimirante per l'apertura di circa 4.500 postazioni in tutta Italia, da Genova sino a Catania, e sono tutte le sedi di circa 250, ne hanno segnalato, di Poste Italiane, dove verranno create questi uffici, questi spazi di co-working a disposizione di aziende, liberi professionisti. Digital One andrà a gestire tutto il coordinamento, la parte commerciale di tutte queste sedi. E chiaramente è un progetto che aiuterà le aziende se vogliono avere una sede innovativa. Chiaramente tutte le sedi saranno dotate di wifi, scrivanie adeguate, tutti spazi innovativi, quindi un progetto che si chiama Spazi per l'Italia, del progetto Polis. Il progetto Polis è un po' un unico progetto, il nostro è Spazi per l'Italia. Quindi un progetto seguito da Digital One con tutto il suo team a forte presenza femminile. Questo dovevo dire in chiusura. Abbiamo avuto il certificato di parità di generi, perché in Digital One quasi il 90% sono tutte donne. Avete una marcia in più. E siamo contenti di poterlo dimostrare ogni giorno. Io ringrazio il nostro ospite Giuseppe Nicolosi di essere stato qui grazie con noi. Grazie a voi, grazie a te. E grazie di averci raccontato questa realtà che è Digital One. E voi fermi lì, perché abbiamo ancora tantissime realtà da raccontarvi qui su Startupper.